Il destino della cantina sperimentale di Barletta è già scritto. La società di Storia Patria lancia delle accuse agli amministratori locali. La replica di Ruggero Mennea, consigliere regionale. Cantina sperimentale di Barletta, una fine ingloriosa da parte della sezione locale di Società di Storia Patria, la costituzione di un comitato cittadino e poi sono state lanciate delle accuse, nel senso che gli amministratori locali, compresi i consiglieri regionali, non hanno preso a cuore questa faccenda. Cosa dice in questo senso il consigliere Ruggero Mennea? Non è affatto vero, perché io non solo ci sono andato più volte nella sede della cantina, e ho parlato con chi la dirigeva e qualche dipendente, ma ho affrontato il tema in tempi non sospetti, quando veramente tutti gli altri dormivano, e la mia attivazione è stata rivolta politica, è stata rivolta a livello nazionale e al sindaco, che diciamo dovrebbe assumersi in pieno la responsabilità di sostenere questa iniziativa. E proprio con lui abbiamo fatto dei primi passi per capire quali fossero le possibilità concrete perché la cantina sperimentale rimanesse in vita. Abbiamo preso atto, e questo me l'ha riferito anche il sindaco, che dal livello nazionale avevano fatto già delle scelte, quindi bisognava e bisogna ancora sollecitare il Ministero, che ha competenza sulle scelte di aprire o chiudere questo tipo di enti di ricerca, e dimostrare che la cantina sperimentale di Barletta è necessaria per lo sviluppo del settore vinicolo. Voglio ascoltare in commissione attività produttive, commissione di cui faccio parte, e tutti i protagonisti di questa vicenda. Proposta della Storia Patria, il comodato d'uso e poi una sede idonea per la biblioteca e per le opere di Vincenzo De Stefano, che già hanno preso il volo. Ah, già questo fatto, insomma, mi sembra un po' strano. Probabilmente qualcuno non vedeva l'ora di smantellare tutto e portare via le opere d'arte di De Stefano, che è un nostro straordinario pittore, e tutti i volumi, che sono una ricchezza straordinaria. Ecco, una delle ipotesi per cui si può lavorare, secondo me, è quella di prevedere una riconversione di quella struttura, laddove non ci fossero più i presupposti per continuare a fare ricerca o sperimentazione o altro che è attinente alla vinicoltura. Quindi trasformare quel luogo in un luogo di grande ricerca teorica sulla storia del vino, su una materia a noi molto molto cara, potrebbe essere un obiettivo su cui possiamo lavorare. Ecco, io in commissione lancerò anche questa proposta alternativa per capire se la cantina sperimentale, ecco, non chiude definitivamente i battenti e resti sempre un patrimonio dei barlettani e di tutto il territorio. Da Barletta per News 24.city, Floriana Tolve.